Ciao ragazze, quant'era con ci si vede? Quant'è con ci si vede, anzi. Guardate chi c'è qua. Rompino. Oh no, amore, cosa c'è? Oh, non lo so, da quando siamo tornati, diventato appiccicoso. Mi è mancato tanto, eh. Comunque sono proprio una brutta persona. Non ho fatto vlog quando sono andata in vacanza. Sarà quasi un mese che non metto video. Però dovete prendermi così come sono. Se volete magari starmi un po' dietro, venite su Instagram. E su Instagram TV ho messo anche un video. Mica tanti, un video. Però ci sono dei video anche vecchi, magari se vi fa piacere. Allora, vi faccio vedere, mini spesa proprio, ho comprato due progetti che mi mancavano e basta, ho preso la carta igienica, quella ci vuole sempre. Poi ho preso, allora, due di queste focaccine qui, così. Poi ho preso questo, che sono? Sono sfilatini, bastoncini alle olive. Ma assaggiati, allora si prova. Ho ripreso i vortici che vi erano un'altra volta in offerta a 1,45 euro. Ho preso questa qui che è la Peroni. Due ne ho prese. Poi ho preso un pezzo di carne da fa oggi a mio figliolo. Che la carne non la mangio, mi faccio la griglia lì per lì. E poi ho preso il prosciutto cotto. Ho preso il condiriso, che ci vuole un mutuo per comprare il condiriso fra un po'. Questo qui era un'offerta, costava 3 euro, ma quell'altro costa 4,50 euro, 4,90 euro, 5, 6, 7 euro, 8 euro. Ma dico, ma per condiriso, ma dove stiamo andando? Boh. Ma poi i chewing gum, i miei preferiti, i pomodorini, questi qui che non ce n'era altri, ho dovuto prendere questi insieme allo scontrino, venuto su, e la maionese. Ora, questa era la mia spesa di oggi, però per farmi magari perdonare, l'ho fatta vedere un po' anche contro luce, per farmi perdonare vi faccio vedere cosa mi sono comprata in Sardegna, in Grecia. Scusate, è un lapsus, sapete perché? Perché mi piacerebbe a agosto ritornare anche a farmi delle ferie, ma è improbabile sta cosa, molto improbabile, quindi però mi è venuto un lapsus freudiano, ecco. Vi faccio vedere, lo indosso, aspettate. Braccialettino, questo qui è un braccialettino di quelli da poco, però quelli, avete presente in Grecia che usano tutti questi occhi, che lo chiamano l'occhio del pavone, no? Perché porta fortuna, dice, quindi ho detto mamma, mettiamocelo uno al braccio, no? Poi aspettate, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Poi ho preso questo quadretto qua, eccolo qui, il quadrettino dipinto tutto col pennellino, vedete? Guardate che ganzo, che rappresenta una classica veduta della Grecia, con queste casine bianche e azzurre. Questo, poi ho preso un occhio portafortuna che sarebbe questo e l'ho appeso proprio qui sopra la porta, vedete? Sempre l'occhio del pavone, qui addirittura ce n'è due, uno e due. È fatto tutto vedete, con la paglia. E questo è vetro, eh? È vetro questo. E l'ho messo qui sopra la porta, così quando qui ci si passa tutti i giorni, perché per andare di là o per andare su si passa di qui, no? E quindi porta fortuna, no? Anche questo di buon auspicio. Poi allora qui Poi non avevamo c'era. comprato 7-8 pacchi di queste, una decina, ora mi ricordo neanche quanti di preciso, di queste olive che sono buonissime, le olive che fanno loro. Queste qui sono tipo col peperoncino piccante. Queste le ho lasciate, le voglio dare alla mia cognata, al mio fratello, perché loro non l'hanno mai assaggiata e poi visto in Grecia non ci sono mai stati, per carità, loro vanno mai da tutte parti. E poi ho preso questa calamita qui con scritto COS. Di queste calamite ne ho prese, ma anche queste una decina da regalare a amici, parenti e così via. E niente, sì, ne ho prese così. E poi, aspettate. Poi avevo comprato questo telo qui con i paneri
Belgo, sì, che è di cotone, però dalla parte di qua è tipo asciugamanino, più un bottito. L'ho pagato uno stonfo, 16 euro, che magari qui in Italia costa anche meno, non lo so. Però ecco, là li vendevano tutti, c'erano tutti questi cesti pieni di questi teli qui grandi e vabbè, io tanto me ne ero portati dietro, però ho detto dai. Prendiamone uno perché mi piace, tanto fa comodo anche quando. Anche l'anno scorso a Creta ne comprai uno su scritto Creta, però era piccolino, vabbè. E poi. Allora, poi abbiamo preso un vasettino, abbiamo preso un quadrettino con tutto dipinto un pavone, non molto grosso, un quadrettino, però per la mia mamma gli è garbato un casino, l'ha attaccato subito giù. Se riesco vi metto qui la foto. E poi vabbè, vari pensierini per le nuore, per i miei figli. Abbiamo preso un braccialetto per uno, vabbè, olive, e poi che abbiamo comprato, insomma, un sacco di cose che tante le ho già date via. Poi mi sono rimaste da dare via, che ora non so neanche dove le ho messe. Vediamo. Ah, ecco, questo sacchettino che c'ho tutte le calamite avanzate, quindi vediamo un po' quante ce ne sono rimaste perché non ne ho idea. Una, due, tre e quattro. Allora, quattro calamite ci sono rimaste. Quattro calamite da dare via. E quindi le darò al prossimo. Va bene. Insomma, scatola chiusa, non so neanche quali sono. Vabbè. E che volevo dirvi? Oddio, si rompano. Sono rimasto questo sacchetti. Ma a chi c'ho da dare io queste calamite? Mi sembrano un po' troppo quattro calamite. Ah, una alla mia cugina e sono due. Una alla mia cognata e sono tre. Ah, è la mia. Sì, no, va bene. La mia e quell'altra mia cognata, quattro. E niente, finito lì. Stoppete. Stoppete. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Nel frattempo, ah, ecco che vi voglio far vedere. Nel frattempo che io non c'ero, intanto sto aspettando oggi il corriere di Vrochet che mi deve arrivare, che mi hanno mandato un messaggio che mi dovrebbe arrivare. Intanto che non c'ero, mi è arrivato questo qui da Wish, che è il famoso, come si dice, il bastoncino da selfie, ecco. Però io l'avevo ordinato in previsione mi arrivasse per andare in Grecia, così me lo portavo in Grecia, no? Per fare tutti. Invece no, mi è arrivato mentre ero in Grecia, quindi sono arrivata. Ora c'è questo coso qui che va messo tramite Bluetooth per far scattare. È carino, eh? Si doveva aprire anche il fondo, tipo a cavalletto, però boh, lo apro e si sfa tutto. Non mi piace, ecco, lasciamo perdere, lo uso così e vabbè, si allunga. Per quello che l'ho pagato, ho pagato una fesseria, un paio d'euro. Aspettate, dove lo porto? Dove lo porto? Non guardate nel frattempo questa camera, perché questa camera, da quando mio figlio non ci sta più, è diventata un ripostiglio. Cioè, avevamo comprata anche la valigia, ho comprata prima la valigia nuova. Spacca tutto, brava Donatella. Ecco qui la valigia è questa qui di Coveri. È questa che si fa così, vedete, con le quattro ruote che gira da tutte le parti, così, con le quattro rotine. E niente, le ricoveri, vedete, il trolley quello medio, questo è molto comoda, bella grande, c'entra un sacco di roba. E c'è anche come si dice qui, la combinazione, vedete, per incastrarci questi qui della cerniera, ci metti la combinazione, poi se non ti ricordi la combinazione dopo sei fottuta perché la roba rimane qui. Infatti, in previsione di quello, perché pensando come sono io, avevo comprato i lucchettini, ci ho messo i lucchettini, l'ho chiusa con i lucchettini, ma sì, niente cose moderne che poi dopo non ci si ricordano. E nulla, è bella, c'ha due tasche anche davanti, vedete, così. Era in sconto naturalmente perché c'erano i saldi e l'ho presa a Globo,
ha di questo tessuto qui che è un po' impermeabile, che non si strappa. E niente, bella comoda. Ora, la prossima volta, ho detto che andiamo a fare un viaggio, ne compriamo un'altra, perché riaspetto un altro anno i saldi e ne compro un'altra sicuramente, perché è molto comoda quella che ci abbiamo. Avevamo questa qui e un'altra nera che è di segue, vecchissima. Quella di segue è vecchissima, non proprio, non ce la fa più, sta andando, si sta spaccando tutta qui dove c'è tutti i bulloni del coso, insomma, si sta rompendo tutto, quindi urge un'altra valigia nuova tipo questa. Quindi compreremo la prossima volta, prossimo viaggio, ne compreremo un'altra nuova. Poi, pochi giorni prima di andare via, nel frattempo mi vedete che mi sono cambiata perché ha suonato il corriere e è arrivata la roba di Verochet, così dopo vi faccio vedere anche quella. Era un piccolo ordine, infatti una scatolina neanche tanto grossa. Dicevo che nel frattempo, no, prima di partire, ma che nel frattempo, oggi sono un po' sfasata, siccome sta venendo nuvoli, secondo me piove, io ve lo dico, eh. Comunque, che stavo di? Stavo a dire che pochi giorni prima di partire, guardando un video di Saidori, non so se la conoscete, se non la conoscete, andate a vedere perché ha un sacco di followers, 1 miliardo più dei miei, eh. È proprio una molto conosciuta, cioè ha un sacco di followers la Silvietta Saidori. Però io ho tanti anni che la conosco, la seguo da quando ancora ne aveva pochi, insomma, sono una fra le prime che la segue. E quando faceva, mi ricordo i primi video che faceva, gli ordini dalla Cina, che prendeva tutti questi oggettini che noi qui ne ancora non, tutte queste cosine pucciose che qui ancora non c'erano, tutti questi negozi di cinesi, quindi non conoscevamo bene. Lei ordinava direttamente dalla Cina, le prime volte che ha cominciato a ordinare questi siti cinesi. E lei, insomma, io stavo lì incantata a guardare i suoi video perché, cioè, ordinava, comprava 7 ose, cioè, proprio troppo belline. Dicevo che ho visto da lei che nell'ultimi video, non mi ricordo se era un haul o nelle manie, di Saidori Manie, insomma, faceva vedere che aveva presa questa busta qui perché anche lei vuole andare in vacanza, anzi lei ha detto ne andava a comprare anche un'altra perché lei l'aveva presa azzurra. Io è una tracollina, io l'ho presa così, ora ve la faccio vedere un po' meglio, aspettate, bisogna. Praticamente l'ho presa argentata, vedete com'è? C'ha la tracolla regolabile, eccola qui, è più un porta documenti barra porta, vedete? Barra portafogli.